siamo in lotta gli uni contro gli altri. Qualcuno forse replicherà in modo ironico. Che cosa dici? Non vedi che siamo tutti sotto lo stesso tetto, dentro la stessa chiesa, concordi nello stesso ovile, senza il minimo dissenso, gridando all'unisono sotto la guida dello stesso pastore, ascoltando insieme quello che dice e pregando in comune. E tu parli di lotte e di discordie. Quale divisione vedi tra noi? Qui nessuna, ma quando la nostra assemblea è terminata, l'uno critica l'altro. Questo ingiuria pubblicamente il fratello. Il tale è eroso dall'invidia, dall'avarizia o dalla cupidigia. L'altro si abbandona alla violenza, un altro ancora alla sensualità, all'impostura o alla frode. Se le nostre anime potessero essere messe a nudo, vedreste allora l'esattezza di tutto questo e riconoscereste che non sono pazzo. Diffidando gli uni dagli altri, ci teniamo a vicenda, parliamo all'orecchio del vicino. E se vediamo avvicinarsi un terzo, ripiombiamo nel silenzio e cambiamo discorso. Questo non è certo un segno di fiducia, ma piuttosto di una diffidenza estrema. Rispettate, rispettate dunque questa mensa a cui tutti ci comunichiamo. Rispettate il Cristo immolato per noi. Rispettate il sacrificio che viene offerto. Dopo aver partecipato a una simile tavola ed esserti comunicati con un simile alimento, dovremmo forse prendere le armi gli uni contro gli altri? Dovremmo invece armarci tutti insieme contro il demonio. Ripetiamolo, è contro i fratelli che dirigiamo i nostri colpi. Quali colpi direte? Quelli lanciati dalla lingua e dalle labbra. Non ci sono soltanto le frecce e le lance che feriscono. Certe parole causano ferite ben più profonde. Come porre fine a questa guerra? Pensando che una parola pronunciata contro il tuo fratello è un veleno versato dalla tua bocca e le tue calunnie raggiungono un membro di Cristo. Ci cade l'ombrello. Ma io sono stato oltraggiato. Se il tuo prossimo ti ha ingiuriato, prega Dio di usarmi misericordia. È tuo fratello, un membro del tuo corpo. Egli è invitato alla stessa tavola, come te. Della luce, così la comunità, la visibilità della tua presenza.